Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dopo parecchio tempo, anche con un bel po' di chili in meno addosso, dall'ultimo video di gambe, se non sbaglio, che facemmo, circa 15 kg in meno. Sono in preparazione per le gare invernali. Siamo a fine agosto, gareggerò a metà ottobre a Madrid, Arnold Classic Hero, prima gara. Quindi diciamo siamo nel pieno della preparazione, siamo circa 8 weeks out, tolta questa che ormai diciamo è finita, quindi siamo ufficialmente a 7. La fame si inizia a far sentire, la condizione è davvero ottima quest'anno, vi mostrerò anche come sto attualmente. E oggi vi porto in una palestra completamente diversa. Perché? Perché siamo a Sant'Eramo, siamo alla Perfect Body di Angelo, che ringrazio per la disponibilità. E questa palestra è una palestra totalmente hammer, dal valore di circa 400.000 euro, ragazzi. E vi assicuro che raramente in vita mia ho visto una palestra così piena di attrezzi e dove c'è veramente tutto. Vi faccio vedere soltanto il reparto gambe, che è quello che poi ci interessa oggi, per farvi vedere che cosa c'è. Molti attrezzi che poi noi andremo a fare, andremo ad utilizzare durante la mattinata. Intanto vi dico in breve quello che andremo a fare. Faremo un allenamento di gambe. Sono in compagnia, adesso si sta riscaldando. Perché? Perché oggi volevo fare un allenamento veramente pesante e quindi avevo bisogno di una persona che mi aiutasse e io aiuterò lui. Quindi sarà un allenamento un po' diverso, è veramente hardcore, quindi bello intenso e duro. L'allenamento sarà, diciamo, molto semplice. Faremo circa 5-6 esercizi, poi vediamo strada facendo, con delle serie di avvicinamento ad ogni esercizio che vi farò vedere e circa più o meno due serie allenanti ad esercizio, dove una prima serie andremo a lavorare su un range di ripetizioni che potrà variare dalle 4-6 ripetizioni fino a un massimo di 15-20 coppie, quindi anche in base allo stimolo che vorremmo andare a dare all'allenamento e all'esercizio. E una seconda serie dove magari andremo a mettere una tecnica di intensità, andremo a fare, diciamo, un lavoro diverso. Quindi ogni esercizio avrà delle serie di avvicinamento al carico, 2-3 serie, e poi avrà due working set, due serie allenanti dove cercheremo di arrivare a cedimento. Quindi poche serie allenanti reali, ma intensità altissima. Questo tipo di allenamento quest'anno mi ha veramente svoltato la condizione. Devo dire che, abituato ad allenarmi su alti volumi, 3-4 serie di esercizio, 8-10 colpi, cambiando tipologia di allenamento, questa è una tipologia molto più a scuola inglese e americana, ho davvero stravolto il mio fisico e quindi voglio riproporvela oggi. Ora, bando alle ciance, vi faccio vedere in breve gli attrezzi che ci sono in questa sala qui e quello che poi andremo a fare oggi. Quindi seguitemi e vi faccio vedere un piccolo tour della sala. Allora, partiamo subito con una chicca, ragazzi. Questo qui è un pendulum squat. È un macchinario che raramente si trova in giro, cioè sinceramente forse è una delle prime volte che lo vedo. È raro trovarlo anche perché la presa e la posizione è completamente diversa rispetto al classico hack squat. Infatti qui praticamente la discesa non è lineare, si chiama pendulum perché scendiamo come un pendolo, poi lo vedrete. Qui andranno poggiati i piedi e vi assicuro che, essendo anche hammer, quindi già la carcassa è pesantissima, basta veramente poco per sentirlo, quindi non c'è bisogno di caricare chissà che peso. Dopodiché qui abbiamo un hack squat dell'Arsenal Strength. Sembra un hack squat classico, ma in realtà non lo è. Perché rispetto ad altri che magari ho provato, l'inclinazione è maggiore. Quindi a livello anche lombare, anche a livello di protezione della schiena, è sicuramente più affidabile, specialmente in accosciata. È il focus massimo, arriva poi sui quadricipiti, per quello che poi sarà la presa che interesserà noi oggi. Quindi questo è un altro esercizio che oggi sicuramente andremo a fare. Andiamo avanti. Poi abbiamo una pressa isolaterale. Ok, questo è ottimo, soprattutto per i femorali e per i glutei. Non so se questa andremo a farla sinceramente, faremo sicuramente questa, che è un linear hack press. È un altro macchinario difficile da trovare se ci pensate, perché simula in un certo senso un hack squat, con la sola differenza che noi andiamo praticamente a stare seduti. Ok, non poggiamo la schiena e ovviamente anche la discesa è diversa, però il lavoro sul quadricipite è veramente spettacolare, ragazzi, ve lo posso assicurare. Infine abbiamo l'hip car seduto lì, che faremo sicuramente. Questo che è un altro gioiellino spettacolare, che è una pressa verticale. Normalmente la troverete in una palestra, sempre dell'Arsenal Strength. Tutte in linea americana, ragazzi, cioè macchinari da 7-8 mila euro.
questa, diciamo, lavora soprattutto tutti i temporali, però non so se questo lo andremo a fare, vedremo. La classica pressa a 45, però guardate che carcassa che ha, che è veramente spettacolare. Leg car sdraiato, leg extension, c'è una squat machine. Giù al piano di sotto invece c'è tutta la parte della zona superiore, che vi dico soltanto per il dorso ci sono circa 10 macchinari diversi. Poi magari in un altro video vi farò vedere tutta la palestra e ne parleremo. Adesso, dato questo preambolo, andiamoci ad allenare. Allora ragazzi, primo esercizio che andiamo a fare stamattina è un leg car seduto. Faremo un leg car seduto e una leg extension. Andremo a lavorare qui su alte ripetizioni, 15-20 ripetizioni nella prima serie. La seconda serie invece abbasseremo il carico, faremo una ripetizione, 5 secondi di concentrica e 5 di eccentrica, 3 ripetizioni normali e ricominceremo 5, 5, 3 normali fino al cedimento. Quindi faremo 2 serie allenanti qui e 2 serie allenanti alla leg extension. Guardate questo leg car seduto, allora questo è a carico libero. A parte che vi assicuro che il lavoro che è sul femorale è eccezionale, poi è molto utile perché questa maniglia, diciamo, ti permette, anche se io voglio aiutarlo quando, diciamo, inizia ad andare al cedimento, mettendomi davanti qui mi permette di tirare e accompagnarlo, diciamo, di aiutarlo, no? Quindi veramente di sfibrare i femorali. Ragazzi, sono un allenamento a corso. Ok, 3, 4, vai, 1, 2, 3, 1, 2, fammi l'ultima, piano, 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 sì, sì, piano, 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 chiudila, 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 sì, piano, 1, 2, vai, forza, 3, 1, sì, 2, vai, chiudila, 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 buono, ottimo. Allora, adesso leg extension, stesso discorso di prima, alla fine è un prefaticamento, quindi facciamo due serie sempre di avvicinamento al carico, una serie 15-20 colpi, seconda scaliamo 20-30%, 5 a scendere, 5 a salire, 3 normali, 5 a scendere, 5 a salire, 3 normali, quindi due serie totali. Dopodiché passeremo agli esercizi seri. Andiamo. Vai ancora.
quando parti adesso, scendi. Non darti la sfida, parti piano. Oh, così, sì. Tutto in maniera di chi di fatto. Sì, 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 sì. Piano, piano. Piano, piano, piano. Devi trainare la forza con la gamba. Scendi, vai. Uno, forza. Vai, vai, due. Parti piano, parti piano. Piano, uno. Uno, piano. Sì, 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 sì. Piano, piano, piano. Forza, 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 forza. Forza. Andiamo, uno, forza. Due, ultima. Sì, sì, chiudila, 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 chiudila. Tu, che tu, è tua, soffra, soffra, soffra. Chiudi, 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 chiudi. Ah, bravo. Allora, già siamo bene con i quadricipiti in fiamme. Pendulum. Primo multiarticolare, quindi abbiamo riscaldato bene i femorali, i quadricipiti. Qui andremo a lavorare working set il primo. Faremo sempre 2-3 serie di avvicinamenti. Il primo working set sarà sui 6 massimo 8 coppie, ok? Secondo faremo un back off, quindi scaleremo del 30% il carico e faremo una seconda serie con il massimo delle ripetizioni che ci verranno. Diciamo che se nella prima faremo un 6-8 reps, credo che nella seconda, considerato che saremo già stanchi, potrebbe uscirne un 10-12. Quindi anche qui due serie allenanti. Adesso vi faccio vedere questo bel gioiellino. Arsenal Strength. Qui faremo sempre due serie, la prima 8-10 ripetizioni, la seconda faremo uno stripping, quindi scaleremo, faremo due drop set se ci arriviamo, se non crepiamo prima, e faremo la prima, primo stripping 5 secondi di eccentrica in base di discesa, mentre il secondo sarà un classico stripping finché praticamente non restiamo sotto, quindi buon divertimento a voi che vedete. Oh,
questa è la serie dei veritori. Questa è la serie dei veritori, signori. Questa è la serie. Allora. Totale fino ad ora 8 serie allenanti, siamo cotti, cioè questo per farvi capire che a volte fare 30 serie realmente non serve a nulla, cioè abbiamo fatto 8 serie allenanti a cedimento con tecniche di intensità e siamo arrivati veramente a sfinire il muscolo, quindi questa tecnica di allenamento a mio avviso è una svolta. Comunque, penultimo esercizio, ultimo dei quads, poi facciamo una leg car e ce ne possiamo andare. Linea rack press, qui faremo un lavoro più metabolico, ormai quello che era da fare era stato fatto, l'abbiamo caricato, qui andremo sugli 11-15 colpi la prima serie, seconda facciamo un cluster, cioè 4 colpi 10 secondi di pausa, 4 colpi 10 secondi di pausa, andiamo avanti finché arriviamo a cedimento, scaliamo e ripartiamo. Ovviamente la prima serie non andremo a cedimento, il cedimento arriverà l'ultima serie quando non completeremo i 4 colpi e manterremo lo stesso peso abbiamo tenuto nella prima serie da 11-15. Ora vi faccio vedere, andiamo. Allora ragazzi, oggi chiudiamo l'allenamento, facciamo un leg car sdraiato. Sto dividendo tipo stacchi, adesso non mi sento di farli perché sennò cotto. Li farò nella prossima seduta. Ora facciamo giusto un leg car sdraiato, due serie, sempre 11-15 coppie e un cluster la seconda.
Dopodiché abbiamo finito, ci possiamo andare. Spero facciamo la chiusura. Spero che comunque vi sia piaciuto questo allenamento. Se volete replicarlo, poi mi date un feedback. Andiamo a leccarlo. Workout terminato, quasi 2 ore di gambe. Spero che questo video vi sia piaciuto. Intervista rapida, vieni qua. Allora, intervista, come andiamo? Come è andato l'allenamento? Bene, però al momento sono distrutto. Adesso vuole il cornetto, io non posso mangiare. Cornetto e caffè, veloce. Cornetto e cappuccino, beh ragazzi, è stato bello allenarsi con uno spot, poi come lui, che è un ragazzo che spinge, è divertente. Quindi il prossimo workout facciamo dorso? Dorso, per forza. Prossimo allenamento dorso. Mi raccomando, seguitemi e al prossimo video.